I guess the first thing we want to learn in Italian is how to introduce ourselves. Presentarsi. So, ciao is hi. Mi chiamo, my name is. Come ti chiami? What's your name? Mi chiamo, plus the name. Piacere. My name is. Pleasure. Pleasure to meet you. Okay, so let's All right. practice. Ciao, mi chiamo Luca. Come ti chiami? Mi chiamo Marina. Piacere. Piacere. Ok, you go now. Ciao, mi chiamo Marina. Come ti chiami? Mi chiamo Luca. Piacere. Piacere. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo. Come ti chiami? Piacere. Chiaro? Is Sì, it clear? Chiaro? chiara. Perfetto. Come stai? Is how are you? How are you? Come stai? Bene, grazie. I'm good, thanks. E tu? And you? Molto bene, grazie. Very well, thank you. Ok. Come stai, Marina? Bene, grazie. E tu? Molto bene, grazie. Let's see how we greet in the morning and the afternoon, Yeah, evening. good Okay. morning, good First of all, afternoon. yeah. Okay. First of all, morning is mattina. And in the morning we say buongiorno. Buongiorno, Marina. Buongiorno Luca, but why not buona mattina? Well, I cannot say buona mattina. no, it's just the way it is. I'm sorry. We say buongiorno. Buongiorno. And afternoon, we call it pomeriggio, and we say buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie. Evening is sera, sera after 6 p.m. So we say buonasera. 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 Come. Like the song, buonasera, buonasera, signorina. Okay. Night in Italian is notte, but we say buonanotte only before going to bed. So even if it's night, Like, we. have a good night. Yeah, good night, Good exactly. night. Yes. So even if it's night and you don't say good night, you say good evening. But if you're going to bed, you say buonanotte. All right. Okay, Okay. buonanotte. Do you want to practice? Sure. Pratichiamo. What do you say? What do I say between 12 p.m. and 6 p.m.? So this must be afternoon. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Esatto. Ok. Exactly. Esatto. Between 6 a.m. and 12 p.m. So this is morning, right? Esatto. Buongiorno. Buongiorno. After 6 p.m. Buonasera. Buonasera. Esatto. And before going to bed, you say I say buonanotte. buonanotte. Ok, ripetiamo. Buongiorno. Buon pomeriggio. Buonasera. Buonanotte. Chiaro? Chiaro. Perfetto. Sì, in italiano is Yes. yes. And guess what no means? Let me think. Maybe. Okay, maybe you want to thank me. So what should you say? You should say grazie. Grazie, grazie Luca. You probably know this word already, but if you don't, well, it's the easiest, most one of the most beautiful words in Italian. Grazie. And to say you're welcome, you say prego. Prego. Grazie, Marina. Prego, Luca. If you want more practice, download our workbook Italian in 30 Days with 250 pages of structured material and exercises. Link is in the description. Okay, in this lesson, we're going to learn how to ask, where are you from? In Italian is di dove sei? Where are you from? Di dove sei?
And the answer would be sono di più città. I am from plus city. Example. Sono di Roma. Sono di Mosca. Sono di New York. Marina, di dove sei? Sono di Roma. Non ci credo. I don't believe that. Marina, di dove sei? Sono di Mosca. Bene. E tu? Di dove sei, Luca? Io sono di Roma. E tu? Di dove sei? Another way we can ask for where are you from is... Again, di dove sei, but we answer with nationality. So, for instance, di dove sei sono più nazionalità, nationality. Esempio, sono italiano, sono russo, sono americano, sono spagnolo. Io, Luca, I'm a male, so sono italiano. Russo, americano, spagnolo. Tu, Marina? Sono italiana. Sono? Sono russa, sono americana, sono spagnola. Perfetto. But you ask this question where you're from to just one person. Di dove sei? Sì, di dove sei. Yes, you're addressing just one person. All right, now we have a very important question. Do you like, in Italian is, ti piace? For example, ti piace la pizza? Ti piace il traffico? Ti piace il vino? Ti piace la musica? Ti piace l'Italia? Now, how do we reply? How do we answer that question? We answer, sì, mi piace, yes, I like it. No, non mi piace, no, I don't like it. Or, così, così, so, so. So, Marina, ti piace la pizza? Sì, mi piace. Ti piace il traffico? No, non mi piace. Ti piace il vino? Così così. E ti piace la musica? Sì, mi piace. Ti piace l'Italia? Sì, mi piace. Let's see what Luca likes. Mi piace la pizza. Mi piace il vino. Mi piace la musica. Mi piace l'Italia. Non mi piace il traffico e... Cosa mi piace così così? Così così. Studiare. Let's practice. Let's practice again. Ti piace, but with some new words. Ti piace la birra, beer. Ti piace leggere, to read. Viaggiare, to travel. Parlare italiano, to speak Italian. Studiare, to study. Marina. Ti piace la birra? La birra? No, non mi piace la birra. Ti piace leggere? Leggere is to read. Sì, certo, certo. Certo, sure. Sure. Ti piace viaggiare? Viaggiare? Sì, certo, mi piace viaggiare. A lot. Molto. Mi piace molto viaggiare. Mi piace molto viaggiare. Wow, I can speak Italian. Marina, ti piace parlare italiano? Certo, mi piace. Ti piace studiare? Sì, mi piace studiare. E Luca, tu, ti piace leggere? Mi piace leggere, sì. Mi piace molto leggere. E ti piace viaggiare? Tantissimo, sì, mi piace viaggiare, tantissimo.
Tantissimo. Very much. A lot, tantissimo, a lot. Alright, ti piace parlare italiano? Certo, mi piace parlare italiano. E ti piace parlare russo? Mi piace il russo, ma non so parlarlo. I don't know how to speak it. Sorry, I can't speak it. E ti piace studiare? Così. Practice Italian in 30 days with our comprehensive workbook. 30 lessons, 250 pages of structured material, vocabulary, interactive tasks, and even pronunciation exercises. Okay, today we learn o non ho. It means, literally, it means I have, I don't have. But in Italian, we use I have, I don't have to express feelings like I'm hot, I'm cold. Let's take a look at it. Ho caldo, I'm hot. Ho freddo, I'm cold. Ho fame, I'm hungry. Ho sete, I'm thirsty. Ho sonno, I'm sleepy. Non ho is I'm not. So, non ho caldo, non ho freddo, non ho fame, non ho sete, non ho sonno. And how to ask questions like, are you cold, are you? Ah. I. Okay. Okay, Marina. Hai caldo? Caldo is hot. Sì, ho caldo. Molto caldo. Marina, hai freddo? No. Non ho. Non ho. Non ho freddo. Freddo. Hai fame? No, non ho fame. Hai sete? No, non ho sete. Hai sonno? Sì, ho sonno. A bit. Dai, come on. A bit? Un po'. Un po'. Ho un po' sonno. Ho un po' sonno. E tu? Hai sonno? No, non ho sonno. Certo che no. Hai freddo? No, non ho freddo. Hai caldo? Sì, ho un po' caldo. Hai fame? Sempre. Always. Grazie, Luca. E tu? Hai caldo? Hai freddo? Hai sete? Hai fame? Fame is hungry and sete is... Thirsty. Thirsty. Hai sonno? Ok, write it down. Here's another important expression. What do you want to do? In Italian is cosa vuoi fare? Cosa, what, vuoi, do you want, fare, to do. And we answer voglio, non voglio. I want, I don't want. Let's practice with some verbs. Mangiare is to eat, bere to drink, camminare to walk, dormire to sleep, ballare to dance, cantare to sing. Ok, Marina, cosa vuoi fare? Voglio camminare e voglio to sing, cantare e voglio ballare. Sempre. E cosa? E tu cosa vuoi fare? Io voglio mangiare, sempre. Voglio cantare. Voglio cantare, sì. Voglio cantare. Voglio camminare e voglio dormire un po'. Good. It's easy. Non voglio bere, non voglio
Ballare. Wow, I understand everything. Okay, cosa non vuoi, Marina? Cosa non vuoi. Cosa vuoi fare? Cosa non vuoi fare? Non voglio mangiare, non voglio bere e non voglio dormire. Mm-hmm. E tu cosa vuoi fare? Vuoi mangiare? Vuoi dormire? Vuoi ballare? Vuoi bere? Cosa non vuoi fare? Rispondi, voglio, non voglio. It's really easy. Alright, let's see. Cos'è questo? Questa. What is this? In Italian, we have questo if the word is masculine, or questa if the word is feminine. So let's take a look at some objects we have here. Questo, questa è. This is. Questo è un caffè, coffee, espresso. So coffee is... Caffè? Yes, I mean coffee is masculine. Coffee is masculine, yes. So, questo. Un. Questo. Questa è una tazza di tè. Questa è una gomma. Gomma, chewing gum. Gomma, una gomma. Questo è un libro. Ok. Un libro maschile. Libro. Questa è una penna. Well, like in English, pen, penna. Esatto. Questa è una penna. Una penna. E questo è un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua. Mm-hmm. Ok. So, Marina. Yes. Cos'è questo? Questo è un libro. Mm-hmm. Cos'è questo? E cos'è questo? Questo è un caffè. Un caffè. In Italy, caffè is espresso, always. If you ask for coffee, that's espresso, okay? Cos'è questa? Questa è una gomma. Una gomma, bravo. Cos'è questa? Oh wow, what's missing? okay. Come in inglese. This is a, yeah, questa è una penna. Penna. Cos'è questo? Questo è un bicchiere d'acqua. Questo è un bicchiere d'acqua. E what else? This. Cos'è questa? Questa è una tazza di tè. Di me. Una tazza di tè. Vuoi bere? No, non voglio bere. Ti piace il tè? Sì, mi piace il tè molto, molto. Mm-hmm. Sei russa? Sì, sono russa. Ti piace il tè? È vero. Io sono italiano, mi piace il caffè. Che cosa ti piace? Cosa ti piace? E soprattutto... When we want to ask for something, I don't know, wherever you are, you want something, you need something. So you ask, in English, can I have... A cup of tea or a cup of coffee. Yeah, please. In Italian is, posso avere... Mm-hmm. The words. Okay. And now, per favore. Let's practice. Okay, so... Ciao. Ciao. Posso avere... Un caffè, per favore? Ecco. Ecco a te. Here you go. Grazie.
Prego. Posso avere un bicchiere d'acqua? Certo. O siete? O sete. O sete. Posso avere un bicchiere d'acqua? Per favore. Per favore, o sete. Certo. Oh, grazie. Ecco a te. Grazie. Posso avere questa gomma, per favore? No, non puoi avere questa gomma, perché questa gomma è solo per me. It's only for me. Grazie. A me. Ok. But you're gonna eat later. Grazie. What else? Anche, also, sì. Sì, posso, bravo, anche. Posso avere una penna, per favore? Posso avere? Questa penna, per favore. Ok, puoi avere questa penna. Grazie. Basta così. Now, I'm going to teach you another way to ask for things. Very simple, so don't worry about it. Ok. We say I or a. I is more formal. I plus. No, I is informal. A is formal. Ah, I is formal. I is informal. Okay. So, Marina, hai una penna? Sì. The answer is sì, ce l'ho. Ce l'ho. If you don't have it, you answer no, non ce l'ho. Okay. Sì, ce l'ho. No, non ce l'ho. Hai una penna? Sì, ce l'ho. Ah. Grazie. Hai una tazza? Sì, ce l'ho. Grazie. Hai un libro? Sì, ce l'ho. Hai un bicchiere d'acqua? No, non ce l'ho. Hai un caffè? No, non ce l'ho. Hai una gomma? No, non ce l'ho. Perfetto. Now, if Marina were the queen, I wouldn't say I would say a, because more I would be more formal. Okay, I see. Okay. I mean, sometimes if you're a tourist and you go to a shop, usually you use the formal way. Mm. You don't have to because you're a tourist, so it doesn't matter. But it's better. It's better nowadays. And we Italians were very friendly, so it doesn't really matter. But if you want to be formal, you say, ha una tazza, per favore? Ha una penna? Ha un libro? Mm-hmm. Okay? Okay, sì. Perfect. It's easy. So, let's skip and go to a new topic. The numbers from 1 to 10. Mm-hmm. I numeri da 1 a 10. All right. Let's start. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ok, ripetiamo. Let's repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now that we know the numbers, we can maybe ask for the price. So we look at something and we ask, how much is it? Mm, how do we do that? Is it that cheap in Italy? Everything costs just up to 10 euros? Well, you know, we'll learn numbers from 11 to 1 million later. But as of now, let's concentrate. Yeah, just let's go shopping for souvenirs. Exactly. All good right. One. So, very easy. If we're asking about one thing, singular, we say, quanto costa? Mm-hmm. How much is it? And if we ask for more things, we say, quanto costano, how much are they? Mm-hmm. Yeah, it's easy. Shall we give it a try with these things? Marina, quanto costa questa tazza? Questa tazza?
And the answer is costa. Costa. Questa tazza costa 2 euro. That's quite expensive. What? Expensive? No, I'm kidding. Ok, e quanto costa questa penna? Questa penna costa 10 euro. Mm. It's a good pen. Sì. Yeah, I can Va see. Bene. I can ok. Marina, quanto costano questa tazza e questo libro? Can I say just the verb? They cost, sì, costano. Sì. Costano. Costano 10 e 10 euro. No, insieme, together. Ok, costano 10 euro. 10 euro. Good price. Buon prezzo. Perfect. So very easy. Yeah, quanto sì, costa? Sì. Quanto costano? Quanto costa? Quanto costa? Mm-hmm. Quanto okay. costano? Quanto costa? All right. Cool. Now, we have in Italian nouns are either masculine or feminine. Yeah. And now we're going to see the patterns that nouns follow when we do the plural. Mm-hmm. So we have three most common patterns, which are, first one, maschile, masculine, the singular ends in o, which means that the plural will end in e. O, e. Feminine, when the singular feminine ends in a, the plural will end in e. A, e. And then we have a third pattern, which is both masculine and feminine, and it ends in e. Well, the plural will end in e. E, e. Now, if this is confusing a little bit, don't worry, because now we're gonna take a look at some examples, and it will practice. Be very... O, e, a, e. E-I. Perfect. I'll try to remember. Okay, so let's take a look at examples. Of course, examples from singular to plural. Esempi dal singolare al plurale. First category, we said masculine singular that ends in O. An example is table, which is tavolo. Tavolo will become, in the plural, tavoli. Another word is child is bambino, and the plural is bambini. And then dish in Italian is piatto, the plural will be piatti. Okay, so tavolo, tavoli, bambino, bambini, piatto, piatti. Let's take a look at the category which ends in A, the singular feminine. Word in Italian is parola. Now the plural would be parole. Child again, but this time feminine, bambina. A girl. Exactly. The plural would be bambine. Mm-hmm. And fork, which is forchetta. The plural would be forchette. So as you see, it's very easy. Third category, which is both masculine and feminine, ends in E. Now, the masculine, for instance, father is padre. The plural will end in E, padri. Tooth, which is dente. Denti. Denti, glass. Bicchiere, bicchieri. Bicchieri, perfect. And then again, third category, but the feminine. Mother is madre. And will become madri. Key is chiave, and will become chiavi. Argument is lite, and will become liti. Okay, Marina? Is this facile? Sì. Okay, now let's practice. Pratichiamo. Coltello, which is knife. Plural. It's masculine, coltello, coltelli. O, I, esatto. Casa. Casa is feminine, casa, case. Esatto, casa is house. Cane, cane is dog.
Well, I don't know which gender it has, but if it ends with E, then it becomes I, cane, cani. Esatto, cane, cani. Torre. Torre is tower. Torre. Torre. Gatto is cat. Gatti. Gatti. Gatto, gatti. And zia is aunt. Zie. Zie. Esatto. Practice Italian in 30 days with our comprehensive workbook. Perfect for adult beginners who want to speak Italian quickly and efficiently. Download now and start your Italian language journey.